l'avete mai vista? Di solito non accetto mai quasi tutte le richieste d'amicizia. Beh, devo dire che con te è stato diverso per via della tua bellezza. Ho guardato le immagini del tuo profilo, io più cliccavo e più mi innamoravo. Ti piace farti tutte le foto dall'alto con qualche fotoritocco ed il muso così. Scritto sopra, lavora presso, ospedale. E beh, ci credo, poverina, sarà perché di quella paralisi facciale. Tu hai scritto mi dispiace come commento, ma tu hai messo mi piace ed io tutto contento. Poi è iniziato l'amore, il nostro amore, cioè chattare come dei coglioni per 5-6 ore. Il nostro amore, io social network, tanto vissuto, è morto tutto su Facebook. Il nostro amore, è una relazione complicata, ma fidati che solo perché non ti ho ancora incontrata. Ed anche se adesso siamo fidanzati ufficialmente, tu dimmi come cacchio faccio io già a toccarti le tere 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 tere. Ma poi un giorno finalmente ho pubblicato la foto dei miei galli alla mano. Ti ho taggato, ma hai scritto sì, mi sa che è il caso che usciamo. Ma all'appuntamento tu non sei venuta ed una vecchia signora accanto a me si è seduta, mi ha detto ciao, buonasera, sono io. E mi scusa, ma come non ricordi le foto del profilo mio? Era lei. Mi son preso uno shock, gli ho detto tu non sei una ragazza ma un genio del Photoshop. Il nostro amore, io sono già network, e credimi è meglio se rimane soltanto su Facebook. Il nostro amore è una relazione complicata, ancora di più adesso che ti ho incontrata. Il nostro amore è un social network, e credimi è meglio se rimane soltanto su Facebook. Il nostro amore è una tastiera, è un po' appiccicosa, e tu sai perché lo faccio ogni sera. Il nostro amore è un social network, e fidati in me se rimane soltanto su Facebook.